aspettate un attimo. Sì, sì, un attimo. Ditemi, ditemi che cosa avete bisogno là in fondo. Che voi siete giù. Un pochino. Ma scusa, poi con voi, magari ci mettiamo da una parte, facciamo tutte le foto che volete. Non è un problema, fatemi parlare con le gentili televisioni. No, magari si lamentano. Come vanno? Vediamo se Rete 4 è contenta. Sei contenta Rete 4 che loro stiano così? Canale 5 cosa dice? Italia 1 c'è? Mi fate vedere se c'è tutto il panorama dell'informazione che ci ha portato al 54esimo posto della scala per la libertà di stampa. Ci siete tutti! Ci siete tutti! Bene! Colgo l'occasione di ringraziarvi quelle trasmissioni che hanno messo il mio indirizzo nei loro talk show, la via numero C di quello, causandomi leggermente delle complicazioni familiari, ma passerà anche questa. Il mio stato d'animo, sono arrivato a Roma adesso, ero, vi ripeto, in Friuli, siamo venuti giù col camper, appena abbiamo avuto la notizia di questo, che io ho definito un golpe, ma un colpettino istituzionale furbo, perché abbiamo questa furbizia giocata sulle parole, sulla semantica. Guardate che molti italiani non hanno ancora capito. Scusa, siediti, no, proprio te, proprio. No, siediti, scusa. Beh, e poi è uno dei nostri. Sei licenziato, vai. Allora,